studenti alle prese oggi con la seconda prova della maturità. Al liceo classico una versione di Platone dal titolo Socrate e la politica, mentre allo scientifico gli studenti si sono dovuti confrontare con il calcolo differenziale, integrale e la geometria analitica. Buone le impressioni a caldo di alcuni studenti del liceo Agnesi di Merate. M'han detto prima più semplice. Cioè personalmente mi piace di più matematica, sì, infatti, quindi tutto fatto meglio. E fatto tutto rispetto fatto al tutto. Programma? C'era tutto, c'era tutto quanto, sì, assolutamente. Ok. Perché c'erano 3 esercizi proprio sulle ultime cose del processo. Un paio forse, sì, 2 o 3 sulle, proprio sugli ultimi argomenti. Quindi sì, il programma ha affrontato tutto quanto, bene o male. Mi hanno detto tutti che era più semplice del tema rispetto a difficoltà. Dovevi sì. Dire. Sì. Avete fatto tutto il programma? Prima vero? E le cose che c'erano, sì. Terza prova in ansia? Sì. Sì. Quando la dovete fare? Settimana prossima? Venerdì. Complessa invece negli istituti tecnici la verifica di estimo, mentre i futuri ragionieri hanno dovuto riflettere sugli effetti prodotti dall'attuale crisi finanziaria e sulle strategie di marketing e di modernizzazione di un'impresa. Al liceo socio-psicopedagogico la prova era incentrata sul rapporto alunno-docente-genitore, l'uso di internet e i cambiamenti nella mappa del sapere. Del tutto tecnica la verifica di meccanica proposta negli ITIS. Domani la terza prova, forse la più temuta, ma comunque il penultimo atto di questa maturità. Per l'ecoprovincia.it, Davide Casati.